amici, grande emozione, questo è il mio primo video su YouTube. Sono Valentina Scarnecchia, ho 34 anni, sono una food blogger da sempre e ho deciso di fare un video di presentazione prima di tutti gli altri video che verranno. Comunque tutto quanto girerà intorno al mondo del cibo. Da quando esiste la rete scrivo, pubblico, cerco ricette, nasco in realtà come pedagogista, ho un centro per bambini, grazie a Cuochi e Fiamme sono anche in TV, ho potuto far diventare questa grandissima passione un lavoro. Ma oggi che cosa andremo a fare? Devo fare la spesa, devo cercare il tartufo, per cui oggi andremo a fare i cani da tartufo in giro. E a proposito di cagnolini, lei è Nanni, l'amore della mia vita, la mia bambina. Povera Nanni. Lei non si chiama Nanni. Tutto quello che faccio, per quanto mi è possibile, lo faccio anche con lei. È vero Nanni? E anche Nanni mangia Shocking Cooking, è vero Nanni? Ci siamo nella ridente Nervi, nel senso che siamo scesi da casa. Io abito sul monte lassù. Adesso tra tipo 3-4 minuti, quando la gente si accorgerà che cosa stiamo facendo, cominceranno tutti a fissarmi, perché il genovese è un po' fissatore, nel senso che ti fissa e dice: oh, ma lì che cosa stanno facendo? Nella strada laggiù c'è il Dado, quindi l'ufficio, il centro per bambini dove lavoro. Adesso vi porto a vederlo, se vuoi fare una panoramica in questo posto meraviglioso. La ridente Nervi piena di gente. È tardi, ho fame, avrei voglia di mangiare tipo 2-3 kg di mortazza dentro un panino gigante, ma oggi è mercoledì, durante la settimana io sono molto brava, mangio tante proteine, tanta roba integrale. Che vita di... Suggeriscono che la mortadella volendo è solo proteine. Eh sì, volendo. Buon appetito. Hai spento. Sì. Dani, portami un toast, va, doppia mortazza e gorgonzola, per favore. Questo è il Dado, quindi il mio centro per bambini. Ovviamente ho dimenticato le chiavi, quindi questa ripresa è assolutamente inutile. Stamattina io ho messo la sveglia apposta per andare a casa sua, prendere un caffè, prepararci per la giornata. Facciamo il video di presentazione, per favore mi aiuti? E ho dimenticato le chiavi, ma porca... Meno male che almeno sa cucinare, a quanto dicono. Allora, se sopravviviamo a questo viaggio, visto che sta guidando Shiva, e di solito guido io, ma non è che potevo fare tutte e due le cose insieme, però le ho prestato la macchina e quindi abbiamo qualche piccolo problemino. Probabilmente sta cercando di capire come funziona la macchina, o forse proprio non sa guidare. Inutile che ridi. Avete i pedali diversi dai miei. Comunque stiamo andando in centro Genova, che non è vicinissimo ma neanche lontanissimo, e andiamo a comprare gli scherzi e tutte le cose per il video di Halloween. Siamo nel negozio più bello del mondo, stiamo cercando delle cose per Halloween e per fare il video. Walking down the street on Halloween night. Niente, abbiamo comprato le cose di Halloween e Valentina ha deciso che non mi avrebbe mai più voluto far guidare. La tua storia alla guida finisce qui, per quanto mi riguarda. Bene, cosa ci prendiamo oggi allora? Disperation. Mi dà un'acqua gasata, per favore. Leggera, grazie. Bene, siamo al supermercato, una delle mie mete preferite durante la giornata. Devo fare un pochettino di spesa per casa, quindi niente da mercato orientale, grandi ingredienti, perciò andiamo. Vai, ben prendere il carrello? No, non ho bisogno del carrello, devo prendere poca roba. Ok. Tutto a posto, Vale? Serve una mano? Mi prendi mica un carrello. Ah, ti prendo un carrello perché ti serviva forse. Sì. Eccoci, tappa fondamentale della mia giornata è questo strepitoso mercato, sento già un profumo, adoro questo mercato, c'è di tutto e di più, ci sono 2-3 banchetti di quelli speciali dove riesco a trovare tutte le cose strane per le mie ricette, ma soprattutto qui ci lavora mia suocera. È là, le facciamo una sorpresa tipo scherzi a parte. Questa signora è il clone umano di mio marito, che poi vedrete in altri video, sono identici, le manca la barba. Che cosa mangiamo oggi? Cioè in realtà sembra che io sia qui per servire, ma quando vengo qua dietro sono qua dietro per mangiare. No, non lo mangio chiaramente, nel senso sono a dieta, adesso poi lo regalerò a qualcuno di quelli che passano.
E niente, e questo non è solo la casa del parmigiano, ma è il paradiso di Valentina. Ovviamente non ho assaggiato niente, è stato bellissimo, mi sono cibata degli odori. Va bene, grande Maio, grande Ciao. Capo, grande Ciao. Ucci, grandi ragazzi, grazie. Andiamo Ciao. A fare un giro, dai, veloce. Questi qua sono meravigliosi, te. Guarda che roba. Fungo grande, fungo piccolo. E questo pezzo di banchetto che mi interessa in realtà. Sì, allora, qua abbiamo. Il tuo collega, se avevi Carolina, non ce li hai. Carolina l'anno prossimo lo metto nel video. Lo voglio assolutamente. Però abbiamo Peter Pepper, il più buon peperoncino al mondo, perché riesce a soddisfare tutti i palati, è piccante ma gustoso. Mi ha regalato un sacco di cose, tra cui un datter buonissimo. Come ci si sente essere in mezzo al cibo e non aver potuto mangiare nulla di nulla se non una povera piccola Bresaola? Ah, guarda, in realtà io sono una persona che rispetta le regole, se dico che non mangio, non mangio. Dico che non mangio, non mangio. Eccoci amici, la giornata sta svolgendo al termine. Stasera non si cucina, andiamo nel ristorante di un amico. Venite con me che vi faccio vedere una mia serata tra amici. Ecco, lui è Willy, il proprietario mitico. Ciao ragazzi. Sto entrando in cucina. Ciao ragazzi, buongiorno. Lui è quello che mi fa tutte le cose buone da mangiare quando io non ho voglia di cucinare. Dai, non fare il timido. Lui è un altro boss di quelli che poi vedrete sicuramente in futuro. Sì. Lei è la mia amica che avete sicuramente visto. Sotto di Matteo. Ma quindi noi siamo quelli della famiglia, manca il cane. E Nanni. Manca Nanni. È vero, Nanni? Mi ha fatto troppo piacere farvi vedere tutto quello che io faccio durante la giornata. Grazie di aver visto questo video di presentazione. Il prossimo video probabilmente sarà la ricetta di Halloween e oggi avete visto che cosa abbiamo comprato, per cui sarà una roba tra il serio e il faceto. Sicuramente vi daremo una ricetta fighissima, ma sicuramente anche potrebbe essere che vi faremo parecchio ridere. Grazie di aver visto il video, grazie di seguirmi da sempre, grazie, vi mando un bacio. Thank you.